cucina, le nostre gioie popolari le andiamo tutte a ritualizzare attorno a questa bellissima centenaria che è la nostra Fondana del Sele. Come sapete c'è stato un ricco cartellone di commemorazioni che vanno dalle giornate ecologiche, ai giochi di piazza, alla mostra tematica in una nostra sala proprio di esposizione, fino al ripristino anche dei colori della piazza e anche di quello zampillo che da tanti, troppi anni non vedevamo più perché era assolutamente inutilizzabile. Parlo del grosso gettito della fontana. Beh, ecco, l'accordo con Acquedotti di Puglia, Acquedotto Pugliese, ecco, ci consegna alla cittadinanza tutto, un'occasione proprio magica, un concerto, uno spettacolo che assolutamente ha una rinomanza tale da poter essere ricordato dai nostri annali. Gli artisti, lo sapete, sono di chiara fama, dalla Mannoia alla Turci, alla Mu, e Gegé Telesforo che svolge il ruolo di intrattenitore e padrone di casa. Quindi ringraziamo tanto Acquedotto Pugliese per questo partenariato a cui abbiamo aderito immediatamente con piacere e con voglia di farne tanti altri in futuro, magari agli altri successivi compleanni. Oltre all'evento, cosa pensa ci sia anche qualcosa di simbolico da consegnare alle prossime generazioni che Acquedotto potrà realizzare? Tutto l'acquedotto è consegnato alle nuove generazioni, la maniera diversa dal passato di gestire l'acqua, la maniera sempre più avanzata. Simbolicamente ci sarà la sistemazione e il restauro della Fontana del Sele, non solo, stiamo lavorando di concerto col Comune, con la Prefettura, con la Regione, all'illuminazione del nostro palazzo che cercheremo di realizzare nella maniera più bella e più funzionale possibile, ma tutte le opere di acquedotto nascono, vengono concepite e vengono realizzate per restare nel tempo, perché lo sviluppo sostenibile, quindi fare che le soluzioni di oggi non diventino i problemi del futuro e lavorare oggi per lasciare meglio quello che noi abbiamo usato alle generazioni future è nel nostro mantra, è la nostra mission ed è il principio che condividiamo con la Regione Puglia.